bambino che pubblicizza il corso. Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna. Tu invece è rimasto con noi tutti e quattro i giorni. Padre Massimo, che nella vita da prete si occupa di demonologia, cioè è un esorcista. E questo evidentemente ha molto a che fare con l'omosessualità, visto che per loro si tratta del progetto del diavolo sulla terra. Le spiegazioni partono dalla messa. E ricominciare. Non posso accettare che il demonio assuma le autorità su di me. Il tentativo di lavaggio del cervello continua nei colloqui privati. Non sono dei testi in cui il demonio ha creato le cittadine. Quando questo diventa per virgolette satanico, è contro di me. È la stessa cosa che sostengono nei loro libri. Gesù chiede alla persona vulnerabile rispetto all'omosessualità: intendi seguire me o le forze mondane e demoniache in competizione per la tua anima? Per convincerci partono dal cinema, ci mostrano alcune scene dei maggiori film di Pedro Almodovar e lo condannano. Poi, parlando di Pierpaolo Pasolini, dicono che sì, è morto, ma per colpa dei suoi peccati sessuali. Ma Pasolini, secondo te, è morto per i peccati sessuali che ha commesso? L'omosessualità è stata cancellata dal manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali nel 1973 dall'APA, l'Associazione Psichiatrica Americana. Ma questo gruppo, come altri in Italia, si rifà alle teorie di Joseph Nicolosi, Andrew Kominsky, il gruppo del Living Water in Italia, con i loro leader Stefan e Claudio Costa. Prevenire è meglio che curare. È nostra convinzione che l'umanità debba vivere in conformità con l'ordine naturale. Noi crediamo che la complementarità sessuale e l'eterosessualità siano il fondamento di questo ordine naturale. Io parto dalla premessa che tutti gli esseri umani, per loro natura, sono eterosessuali e che alcuni individui hanno un problema omosessuale. Per la precisione, uso il termine omosessuale come abbreviazione di persona eterosessuale con un problema omosessuale. Al di fuori di ogni teoria psichiatrica o psicologica abitualmente accettata, ecco come si diventerebbe omosessuali secondo le teorie di Padre Massimo. Il modo di una ancora una genitalità, una nazione di tipo genitale, ok? Ma non è conto di una cosa che si vuole un'identità, perché mamma continua a dire che papà ha dato un passato. Hai detto quello che lo fa per la vita di un passato, perché tu mi dici, papà ha dovuto che lo prende a dire che è un mamma potrebbe aiutarlo. L'altra inchiesta.
Bartolomeo.